Grazie Aldo per l'invito. Mi vuole essere solo un. Non voglio elencare di voi i problemi che abbiamo già sentito, ne sono tanti, ce ne sono anche altri. Difficile soluzione, ma soprattutto perché noi abbiamo trovato in questi ultimi tempi soprattutto poca unione da parte delle amministrazioni nel volerlo risolvere. Molte persone diciamo che si attivano anche su tante problematiche che ci sono, alcune in parte riescono, ci sono qua molte persone presenti che diciamo che viviamo con loro anche le problematiche e le soluzioni che poi portano anche loro sui loro tavoli, sono soluzioni che solo unendo tutte le forze possiamo risolvere. Io penso che Aldo con questo movimento possa essere da pungolo alle amministrazioni e anche a noi commercianti e agli imprenditori in generale, e quindi dobbiamo stare vicino a tutte le iniziative che lui può porre in essere. Io ci sono e ho dato già la mia disponibilità, quindi spero che siamo in tanti e mi auguro appunto di poter iniziare delle strategie anche a lunga scadenza, perché noi spesso lavoriamo sulle problematiche che ci vengono di volta in volta, ci cadono addosso, però noi dobbiamo pensare anche a programmare una serie di iniziative che ci portano a risolvere dei problemi che sono atavici e sono quelli dei trasporti, della sanità e anche quello della poca. Diciamo noi abbiamo un problema col turismo che non riusciamo a risolvere da tempo, è quello della programmazione ed è quello anche della programmazione a lunga scadenza. Noi ogni volta programmiamo, adesso stiamo programmando il Natale, ma il Natale dovremmo programmare il Natale del 2021, non 2020, Natale, Capodanno, insomma, e invece noi siamo sempre portati a rapportarci per delle iniziative che sono poi delle iniziative che ci cadono addosso, problemi che ci cadono addosso. Io penso che se riusciamo a fare fronte comune, riusciamo a creare quelle sinergie che permetteranno poi all'isola di ritornare ai fasti di un tempo. Grazie a tutti, grazie a tutti.